Una delle cose interessanti dal punto di vista dell'ingegnere ambientale o comunque degli ingegneri è sapere calcolare le altezze di pioggia che abbiano una certa frequenza, quindi che abbiano un certo tempo di ritorno. Bisogna quindi definire il concetto di tempo di ritorno o di frequenza probabile. E poi bisogna definire appunto delle funzioni, delle modalità per calcolare le altezze di pioggia. Queste altezze di pioggia sono solitamente fatte dipendere dalla durata della precipitazione con una legge di questo tipo. Non è l'unico tipo di legge che si usa in questo frangente, è una legge puramente empirica e correla l'altezza di pioggia con la durata. In realtà il coefficiente che noi vediamo qui A dipende dalla frequenza e quindi dal tempo di ritorno. In questa serie di lezioni andiamo a definire tutti gli elementi che consentono di calcolare queste curve di possibilità pluviometrica, curve di possibilità pluviometrica in un determinato punto dello spazio. Noi abbiamo una regione. Vogliamo calcolare le curve di possibilità pluviometrica qui e per farlo in realtà usiamo una stazione di misura, stazione idrometrio. Ci sono vari passaggi per ottenere queste curve, perché le altezze di precipitazione nella stazione idrometeorologica, noi che cosa misuriamo? Misuriamo le precipitazioni istantanee, quindi abbiamo un record di precipitazioni che varia nel tempo e da questo re record di precipitazioni noi dobbiamo, chiamiamole J, le precipitazioni, noi dobbiamo separare gli eventi più intensi per alcune assegnate durate. C'è tutta una procedura per fare questo e in parte questa viene illustrata. Normalmente i dati, noi non usiamo i dati delle serie temporali, ma usiamo dei dati già prodotti dalle opportune agenzie secondo alcune durate specifiche, in particolare 1, 3, 6, 12 e 24 ore. Qualora queste durate non siano interessanti per il tipo di analisi che si deve fare, si può fare uso anche degli scrosci, che sono piogge di breve durata. Ma di elevata intensità. Questo dobbiamo mettere in campo alcune analisi statistiche. Perché il tempo di ritorno è, come vedremo, direttamente correlato all'inverso della probabilità che chiameremo di superamento, cioè che l'altezza h sia maggiore di un valore prefissato h. Andremo poi a spiegare anche cosa significa, cosa è scritto qui, probabilità di superamento.
e sperabilmente con una certa pazienza e una certa completezza. I concetti principali sono dunque le curve di possibilità pluviometrica che si vedono qui e il tempo di ritorno che si vede qua. Va rimarcato che le curve di possibilità pluviometrica sono delle costruzioni statistiche, non valgono per tutti gli insiemi di durate, ma per esempio valgono per le durate quindi per le durate orarie in questo caso, oppure per durate più breve. Generalmente gli scrosci sono fra, non so, 15, 30, 45 minuti. E se vogliamo anche le precipitazioni di un'ora. Il questo mi sembra che sia un riassunto abbastanza completo di quello che faremo nelle lezioni.